Il torneo di Roma aveva vinto ad Amelia Island contro la Graf, quest'anno ha battuto 4 volte la tedesca Gabriela Sabatini, ha vinto a Hilton Head contro la Meschi, in finale ha perso dalla Selesha Kay Biscayne, vincendo a Boca Raton sul veloce, a Tokyo con la Navratilova e a Melbourne in Australian Open uscendo nei quarti contro la Sanchez. Aspettiamo ancora qualche minuto, i fotografi ecco entrino, sì, poi dovrebbe arrivare adesso, ci sono dei tifosi che le stanno dando dei fiori. Dobbiamo dire che Gabriela in questa finale ha avuto dalla sua parte il pubblico, ecco, finalmente viene dalla tua parte con la collaborazione della vita. A te Donatella. Gabriela, una finale molto poco combattuta, ti aspettavi che fosse tutto così semplice? Sì, la verdad que estoy muy contenta con el juego, he jugado muy bien y bueno, es una jugadora muy dura, pero creo que he mejorado mucho técnicamente y estoy con mucha confianza, ese es el motivo principal por el que estoy jugando también. Sono soddisfattissima di come ho giocato, ho migliorato moltissimo soprattutto dal punto di vista tecnico, non ho praticamente sbagliato, lei è una giocatrice molto dura ma io oggi ho giocato veramente bene. Quanto pensi ti abbia aiutato la pioggia in questi giorni? Sì, credo che aiutò un poco, no? Perché volví muy bien, jugando muy prendida, muy, muy concentrada, creo que me ayudó mucho, si stava complicando un poco nel primer set y fue muy favorable. Sì, credo che mi abbia aiutato molto nel complesso, ma anche verso il primo set, quando c'è stata la sospensione, lei stava recuperando e questo mi ha aiutato a ritrovare la concentrazione. Rispetto all'anno scorso sei molto cambiata, sembra che tu abbia acquistato più sicurezza e più personalità in campo. Merito del nuovo allenatore, un brasiliano? Sì, io credo che sono due cose. Primero, credo che hai un cambio mio, dentro mio, di madurez, di más crecimiento. Ese motivo principal y Carlos, mi entrenador, me ha ayudado mucho, me ha dado mucha confianza. Sì, sono due cose che hanno funzionato bene insieme. Uno, da una parte io dentro di me sono cambiata, sono maturata, dall'altro Carlos Kirchmayr, mio allenatore, mi ha aiutata moltissimo in questa crescita anche tennistica. Grazie Gabriela, in bocca al lupo per i prossimi tornei, ciao. Ti restituisco la linea, Giampiero. Grazie a Donatella, avete sentito dunque Gabriela Sabatini che è completamente soddisfatta del successo, ha ammesso anche lei dei grandi miglioramenti effettuati. Donatella, se sei ancora in linea, sì, io andrei a sentire un momento l'allenatore che è proprio lì. Vieni. Alla tua sinistra. Sì. Kirchmayr parla anche un po' di italiano, dici che sei della televisione italiana, ti presenti? Sì. Eccolo lì con il cappello. Sì, ecco qui. Kirchmayr. Siamo in diretta. Siamo in diretta alla televisione italiana. Complimenti anche a lei. Quanto merito ha avuto lei in questo cambiamento di Gabriela? Quanto? No, io aiuto, il credito è tutto di Gabriela, che tutta l'arsenale di gioco, sai giocare tutto e quello che ho fatto era un aiuto per il brillo. I programmi, Donatella, chiedi dei programmi. Sì, i prossimi programmi di Gabriela adesso. Andiamo a Berlino e a Parigi. Comunque c'è chi ha detto che il gioco di Gabriella è un gioco adesso più allegro, più spettacolare, e grazie proprio a lei. Io credo che faceva tutto ma non c'era il coraggio di fare, adesso c'è il coraggio di fare tutto. È vero che adesso Gabriela fa anche meno pesi in palestra ed è anche più agile per questo motivo? Sì, ha perso pesi e fai un po' più di allenamento fisico e gioca molto bene, c'è abbastanza confianza. Grazie. Senti, quando batterà la Graf? Adesso lo quando prendiamo. Batterà la Graf? Mi chiede Giampiero Galeazzi, quando batterà Steffi Graf? Diciamo che l'ha già battuta 4 volte però. Dico come numero uno. E Giampiero dice come numero uno. Quando è che arriverà al posto della Graf e poi magari al posto anche della Sele? Adriano, un abbraccio. Anche a te. E,
il posto viene da solo, giocando così viene da solo, no, no, io non mi preoccupo. Donatella, guarda che dice una bugia. Mi dice Adriano Panatta che lei sta dicendo una bugia. È smentiroso. Sì, perché Gabriella gioca meglio a rete perché lui è un grande giocatore di rete. Ecco, mi dice Adriano che Gabriella gioca meglio a rete perché lei è un giocatore di rete. Un po' quello che dicevamo prima, no? No, io credo che adesso tiene confidenza di ire alla rete. Per fare lo che deve fare, si deve giocare dietro, gioca dietro, si deve andare alla rete, entra alla rete. Comunque ha fatto un buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Buon lavoro, grazie Carlos, grazie a Donatella. Allora, grazie. Siamo in chiusura, Adriano, abbiamo visto una finale più combattuta nel primo set, poi ha preso il largo Gabriella Sabatini, indubbiamente quello che dicevamo, adesso è numero 3, la Selec è numero 1. La Steffi Graf è numero 2, ma sarà un gioco questo triangolo che andrà. Sono le tre migliori sicuramente e ci sarà un po' un'alternanza secondo me entro l'anno. E assisteremo sicuramente a delle sorprese. Bene, io ringrazio Adriano Panatta e gentili telespettatori che ci hanno seguito qui in diretta dal Foro Italico per questa finale. La RAI continuerà a seguire il torneo di Roma, domani comincia il torneo maschile, oggi ci sono stati sorteggi per la compilazione del tabellone principale, numero 1 è Becker, numero 2 Agassi, lo spettacolo è assicurato e speriamo di vedere qualche italiano in corsa nelle parti alte, diciamo, del torneo. Gian Piero Gragazzi vi ringrazia per l'ascolto e vi augura buon pomeriggio.